Migliaia le firme che soltanto a Palermo abbiamo raccolto sulla petizione ed è segno che c'è una grande sensibilità intorno alla scuola. Non è vero quello che dice Brunetta o quello che dice Gelmini, che la scuola è vista dalla gente normale come un ammortizzatore sociale. I genitori ci affidano i loro figli e si fidano di noi. E invece questi genitori che hanno chiesto tanto tempo pieno, soprattutto in Sicilia, e tanto tempo a 30 ore settimanali per i loro figli, e lo hanno avuto promesso a dicembre addirittura dal Presidente del Consiglio, si ritroveranno il prossimo anno invece ad avere soltanto 27 ore alla scuola elementare. L'impegno del Partito Democratico è a sostenere con molta forza la scuola pubblica, perché sappiamo che soprattutto in Sicilia la scuola è fondamento di ogni progresso possibile.